per danni vi devo citare. Vi devo citare per danni morali e fisici, vi devo citare. Per danni morali e fisici mi state uccidendo. Mi state uccidendo. Anche questa sera, per l'ennesima volta, abbiamo resuscitato i morti viventi. Zanetti, quando ha fatto cosa, sembrava Tardelli al gol della finale al mondiale, in campo con le braccia larghe. Polli deficienti, senza palle, senza palle, senza idee, senza un minimo di carattere, senza un minimo di idea. Mosci sempre a due all'ora. Io continuo a vedere una cosa che mette d'accordo tutti: la Roma è l'unica squadra in Italia, in campionato, che non corre. Non corriamo, non lottiamo, non facciamo un cazzo. Non facciamo niente. E un secondo, 10 secondi prima del gol, ho detto questa frase su una palla persa a metà campo: ce la faremo a vincere? No, mo la perdiamo. Palla a livramento, Ndicka deve fare fallo lì. Ti ha superato, sei andato leggero, lo devi buttare a terra e devi fare fallo. Poi se prendi il rosso, il giallo, il verde, non fa niente, non devi prendere quel gol perché siamo stati presi alle spalle, come è successo tutta la partita, ma mo ci sarà da analizzare, perché ce ne sarà da analizzare. Una palla in verticale, un passaggio, una finta, gol. Il primo gol l'abbiamo regalato. Il secondo, vabbè, lasciamo perdere, perché comunque secondo me almeno una piccola revisione al VAR per Castano, se non la comiata di Magnani, che è del tutto involontaria, perché lui va a saltare sul primo palo, quindi non fa niente di male secondo me, nonostante abbia mezzo sfasciato il setto nasale a Ndicka. Per il resto niente, perché abbiamo iniziato bene. Poi Zalewski ha deciso che, vabbè, ma adesso ne parliamo, niente, perché non ce la posso fare, voglio stare tranquillo e voglio analizzare la partita per darvi anche una visione un pochino più generale di sto sfracello, che veramente se domani vincono due o tre squadre, la Roma è quindicesima in campionato, e questa cosa mi dà veramente fastidio, perché penso che non ce lo meritiamo noi tifosi, che anche oggi un grandissimo sostegno a Verona. Vabbè. Se vi piacciono i miei contenuti, ragazzi, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, condividete il video se volete soffrire e raccontare e sentirvi raccontare di Roma tutti insieme, insomma, iscrivetevi a questo canale. Altrimenti sono contento se vedete i video, insomma, vi piacciono, eccetera, ma a parte tutte queste stronzate da youtuber e da persona che vuole parlare di calcio, ragazzi. Sliding door della partita, come contro l'Inter e come tante altre volte, Nicola Zalewski, che ha un trauma con la vita, che non so che cosa gli sia successo, che cosa gli sia capitato, che cosa deve succedere, cioè veramente non so che cosa può succedere, che cosa sta succedendo. Intanto, insomma, cartellino rosso per il livramento. Non sto nemmeno guardando la partita, perché pure se la Roma pareggia non me ne frega nulla, sono incazzato nero. Pure se facciamo 3-3, questo è il video, che perdiamo 3-2, perdiamo 3-3, vinciamo 4-3, questo è, quindi ho iniziato a farlo e ho spento la partita perché non ce la facevo più, perché mi fa male il cuore. Zalewski segna un minuto prima, dopo che aveva fatto un bel movimento, 8 metri in fuorigioco, fa gol e quindi decide un minuto dopo di avere confidenza e di dare una palla in orizzontale, che ti dicono a 8 anni alla scuola calcio, per chi l'ha frequentata, che non si dà la palla orizzontale in quel modo. La palla orizzontale è sempre rischiosa. Lui decide di metterla sulla testa di Dengstedt, poi ovviamente noi i varchi, perché noi svuotiamo il centrocampo quando facciamo questa costruzione di gioco, quindi ogni volta che perdiamo palla loro basta che fanno un passaggio in verticale o vanno dritti per dritti. Segnano, sempre vanno dritti, arrivano in porta come al solito. Pure Svilar si è rotto le palle di parare, infatti impara più niente ogni volta che prende un tiro in gol ormai, perché non ce la fa manco più lui, non ce la fa nemmeno più lui, perché è normale, è così, è statistica. La Roma prende un tiro in porta e prende un gol. Tengstedt fa gol dell'1-0, poi la Roma giochicchia, prova a giocare, prova a creare. Dobbik, ragazzi, prima di criticarlo, vedete le partite, perché Dobbik non gli arriva un pallone, ogni pallone che gli arriva è sporco, e oggi ha fatto due o tre cose, a parte il gol, importanti, perché sul gol dell'1-1 c'è la grande sponda di testa di Dobbik, no? Poi c'è stata la confusione d'azione. Oggi, ragazzi, evento raro, e non potevamo non perdere dopo un evento così raro. Intanto la partita è finita perché hanno fatto assist Celic e Zalewski. Quindi non si poteva non perdere sta partita con l'assist degli esterni. Nonostante questo grandissimo evento, la Roma perde e perde, non ti dico giustamente, ma
Ma perdi anche questa, cioè la perdi perché non c'hai niente, non hai niente. Mi è piaciuta la mediana a me con Elefelli in mezzo al campo, quantomeno si vede un po' più di verticalità, cercano di fare qualcosa in più rispetto ai loro predecessori. Pellegrini anche oggi tra un assist sbagliato, un rimpallo, niente, però vabbè, lui rimane in campo, Sulè si è svegliato, ma anche no, perché a parte il gol a me non mi è sembrato di vedere tutta questa grande partita dell'Argentino. E non so che dire, cioè non so che dire, non so che dire. Abbiamo perso un'altra volta a Verona, che è la nostra bestia nera, che ovviamente ha perso 6 delle ultime 7 partite. Arriva a Roma al Bentegodi. Che cosa cazzo può succedere se non la vittoria dell'Hellas Verona? Ragazzi, mia, non gliela posso fare, c'ho mal di testa, mal di testa. Mal di testa, ma che gol abbiamo preso? Come fai a prendere gol 90esimo praticamente? Come fai a prendere quel gol? Come fai? Devi buttarlo per terra. Devi buttarlo per terra. Ti è passato davanti, lo devi buttare per terra. Ce l'ho in mente quella pallata in avanti, in verticale. Sembrava di giocare a FIFA. Giocate a FC25 quando danno quelle palle, triangolo L1 in verticale, dritto per dritto? Ecco qua. Ecco qua. Questo è quello che ci meritiamo, ragazzi. Ci meritiamo questo, una squadra mediocre fatta da uomini mediocri. E Juric non può fare niente. Io credo nella buona intenzione del croato, nella buona fede, nel lavoro, nel duro lavoro. Ma mo so, io sono, cioè, io sono molto curioso di sentire che cosa dirà Juric alla fine di questa partita. Voglio sentire, abbiamo fatto una buona prestazione, però, abbiamo fatto una buona prestazione, però, abbiamo fatto una buona prestazione, però, torni a allenare un'altra squadra che non sia la Roma. Perché non è possibile fare una buona prestazione, però, dopo un inizio così catastrofico. La Roma ha riperso, siamo un'altalena costante. Col Torino era stato fumo negli occhi, perché io l'avevo vista che la formazione poi alla fine, che la Roma non è che avesse fatto tutta questa grande partita. E ecco qua che arriva il contro la settimana dopo contro il Verona, di una squadra costruita male, probabilmente allenata male, o che non ha gli giusti stimoli, che rema contro l'allenatore, che non c'ha la società, tutte ste cazzate. Io vedo che la Roma è l'unica squadra che non corre. Coppola oggi, difensore del Verona, l'abbiamo fatto diventare Baresi Prime Moments, non ha fatto passare niente, chiusura in scivolata, blocchi sui tiri, intercetti, ha massacrato de botte Dobby, che noi non abbiamo fatto niente, manco stasera, un calcetto, manco stasera, manco un po' di frustrazione, manco un po' d'orgoglio, eri riuscito a pareggiarla questa partita con una grande azione di un giocatore che non so come abbia fatto a scegliere a Roma, che è Koné, che è un grande giocatore, ragazzi, un grande giocatore, che è l'unico che non mi sento di criticare insieme a Dobbik, a Dybala quando è entrato, che comunque ci ha provato, a Baldanzi e a tutto il resto. Ragazzi, una carneficina vorrei fare, una carneficina vorrei fare, perché abbiamo perso pure stasera. E adesso è tosta, è tosta, è tosta. E che fai adesso? Comunicato domani alle 9 dei Friedkin via Juric. Arriva chi? Sto cazzo arriva, ragazzi. Sto gran cazzo arriva, perché questa non è il problema. Sono i giocatori, vanno in campo loro, non è solo l'allenatore, vanno in campo loro, ragazzi. Vanno in campo loro. E oggi la storia e la realtà dice che hai riperso un'altra volta. E questo campionato, vedendo tutto il resto delle tue dirette concorrenti alla Champions League, è finito, è chiuso, non esiste, perché la Roma non c'è, e non c'è solo nelle gambe, non c'è qua, perché l'Atalanta vince, la Fiorentina vince, la Lazio vince, l'Inter vince, la Juve vince, il Milan comunque vince, e tu che fai? Perdi, poi vinci, poi fa un pareggio, poi perdi, poi vinci, poi ti lamenti del rigore non dato, del gol annullato che era da annullare, basta, e perdi, pure stasera, muti, muti, lavorare, e vedo che prendi i fischi dell'Olimpico, settimana dopo settimana si deve svuotare pure lo stadio, perché non vi meritate niente, manco quei 2-3 mila, non so quanti tifosi erano oggi a Verona, che cantavano l'inno all'inizio, come se la Roma stesse in un momento di forma splendido. Ma vergognatevi, vergognatevi, vi dovete vergognare, ragazzi, vi dovete vergognare. Voi scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate, io basta, vado a mangiare perché è meglio, perché non ce la faccio più, non ce la faccio, non riesco, non riesco più, basta, mi avete levato la vita, mi avete levato la vita. Ciao ragazzi.